Ci parli un po' degli avvenimenti precedenti alla morte di suo fratello? E qui a Marmora eravamo una quindicina, prendemmo la via della montagna, armati, alla meglio, e incominciò la campagna partigiana. Ci furono parecchie peripezie, parecchie azioni contro i tedeschi, contro i fascisti, come la battaglia di Poggio Bustone, che i fascisti persero parecchi uomini, insomma ci furono parecchie azioni, l'occupazione di Leonessa, insomma si creò una zona che era occupata dai partigiani, diciamo. E questo è andato avanti per un po' di tempo, circa un paio di mesi, e poi siccome ai tedeschi e ai fascisti gli rompeva un fatto di questo genere, che una vasta zona così fosse stata controllata dai partigiani, incominciarono i rastrellamenti. Difatti chiamarono una divisione tedesca, una divisione corazzata, e avvenne il fatto del rastrellamento. Con questo rastrellamento, certo, gli altri ci presero anche un po' alla sprovvista, perché armati malamente, insomma, anche senza tanta esperienza, perché eravamo tutti giovani, io allora avevo 18 anni. E insomma, se cominciò questo rastrellamento, e certo, noi altri in primo momento cominciammo. Fummo un po' sbandati, e in questo modo sbandati cercavamo da sganciarci da questo attacco, perché sulle zone dove stavamo noi altri avevano inviato posizione sempre tutti quanti i tedeschi, tedeschi e fascisti. E in base a questo qui, mentre che facevamo questa azione di sganciamento, mio fratello con altri due, mentre attraversavamo la strada delle Leonesse per andare in un altro versante per sganciarci sempre dai tedeschi, questi qui furono presi prigionieri. Mentre che attraversavano la strada si combinarono i tedeschi e furono presi prigionieri. Presi prigionieri questi e noi altri dopo cercammo da fuori dalla zona dove si facevano i rastrellamenti loro. E mentre invece questi giovani che avevano preso i prigionieri li portarono a Leonessa, gli fecero i famosi tribunali che c'avevano loro, che logico, anche il bando che avevano fatto, dice, chi trovavano con le armi in pugno venivano fucilati, quindi non è che te facevano il processo, non ci stava niente di processo. E difatti lo portarono 2 giorni dopo, questo era il 31 marzo. Infatti il 2 aprile li portarono a Villa Carmine, e dopo averli seviziati, fatta scavare la fossa, eccetera, eccetera, vennero fucilati. Però insomma, prima di questo ci furono tante parecchie azioni, scontri con i fascisti. Insomma, non è che poi dopo il rastrellamento riprese la lotta partigiana fino a che non avvenne la liberazione, che non si occupò Terni insieme agli americani, gli inglesi, eccetera, eccetera. Che ricorda di suo fratello? Ma mio fratello era un giovane bravissimo, era stimato da tutti. Mio fratello oltretutto era paracadutista, era stato mandato in Jugoslavia. E venne via dalla Jugoslavia, fece domande per sui paracadutisti proprio perché lui non poteva vedere quei famosi rastrellamenti, gente inerme che veniva presa e fucilata, ammazzata in un modo barbaro. Allora fece la domanda per andare sui paracadutisti, che in quel modo doveva rientrare in Italia, e lo portarono a Tarquinia facendo questo corso dei paracadutisti. Dopo l'8 settembre, con questo sbandamento che ci fu, lui riuscì a ritornare a casa, e quando ritornò a casa però trovò questo bando che richiamava tutte queste classi dal 10 al 25, e chi non si presentava veniva fucilato. Allora anche lui,
Io anche perché beh, lui aveva più esperienza, io era, mio fratello era del 20, io della classe del 1925, quindi lui aveva più esperienza e partimmo per la montagna. Ecco tutto qui. Come fece a sapere della morte di suo fratello? La morte di mio fratello seppi dopo 4-5 giorni, perché difatti, perché il comando partigiano avvertì la famiglia dell'avvenuta esecuzione di mio fratello, perché io mica sapevo niente, l'ho saputo dopo giorni e giorni, dopo parecchi giorni, che poi oltretutto in quei tempi anche la famiglia dopo che ebbe la notizia dell'esecuzione neanche potevi piangere, neanche potevi far dimostrare che, cioè, perché sennò le spie, i fascisti eccetera eccetera l'avrebbero, perché bruciavano casa, ammazzavano tutti quanti, capito? Non è, allora neanche c'avevi quello sfogo da poter dire, da piangere, perché non ti potevi far vedere in quel modo, capito? Grazie.